E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video relativo a tutte le novità presentate da Apple alla WWDC 2023. In questo video ti andrò a parlare di macOS Sonoma. Cos'è macOS Sonoma? macOS Sonoma è il nuovo sistema operativo di Apple per i Mac, quindi macOS, versione 14, che introduce veramente molte novità, ma molto molto importanti, che sono, andiamo a vedere, sono gli widget. Ma ora li puoi anche trascinare direttamente sulla scrivania, quindi sul desktop, così te li arrangi come più vuoi, cioè li sposti dove vuoi e ce li hai direttamente sulla scrivania e non solo come widget e basta. E questa è una cosa molto utile anche per avere i widget sullo schermo, quindi sulla scrivania subito portata di lì, senza dover fare un ulteriore gesto, ce li hai direttamente sulla scrivania. Videoconferenze. Ma ora la novità è che grazie alle conferenze e alle videoconferenze tu puoi aggiungere effetti, quindi per esempio fare il cuore, aggiungi un'emozione, un cuore, e ti fa l'effetto del cuore. Quella videoconferenza dove tu vai a mostrare una presentazione, ebbene, mi fai credere di essere dentro alla slide, alla presentazione, direttamente durante la conferenza. FaceTime, Cisco WebEx, Zoom e così via. E quindi avrai proprio la presentazione come se risultasse dietro di te. Dietro di te, con tutta la background e così via. Oltre a quello, ovviamente, anche gli altri vari effetti che puoi aggiungere nelle conferenze, nelle videoconferenze, che ti permettono di fare effetti calcolando dove sei tu, tra davanti e dietro, e di dare un realismo come se fosse proprio reale, magari sarebbe aumentata, e al True Depth Camera, quindi alla gestione della profondità, e in automatico lui ti fa l'effetto, per esempio, quando fai un'animazione, qualcosa, e via, ti cadono i coreandoli sopra di te. Un'altra novità interessante è le web app su Safari. Sono finalmente arrivate le web app su Mac, ma ora puoi usare, per quanto riguarda Mac ovviamente, desktop, puoi usarla direttamente su Mac come se fosse un'app, ma web, quindi il concetto di web app, quindi senza ulteriori download dal Mac App Store o dal sito del vendor, quindi Atlassian, uguale come anche altre cose. Per esempio puoi avere Pinterest su Mac, è come se risultasse un'applicazione in effetti desktop, ma è una web app. Quindi tu hai l'applicazione, il collegamento sulla dock e direttamente apri e vai lì senza ulteriori giri, quindi utilizzando le web app. E poi infine ci sono anche miglioramenti riguardo ai salvaschermo, quindi grazie ai salvaschermo ora ci sono nuovi screensaver come per esempio lo skyline di Hong Kong. Per esempio quello, lo skyline di Hong Kong, poi il Sonoma, vabbè, come ovviamente è il nuovo sistema operativo di Mac, quindi macOS Sonoma. Infatti macOS Sonoma è sì un posto che ovviamente sta negli Stati Uniti d'America, infatti è una contea della California che fa parte delle nove facenti della San Francisco Bay Area, ed è lì, come vedete lo sfondo, dove fanno i vini, tutta quella montagna lì dove fanno proprio il vigneto, i vigni e così via. Ma ritornando a macOS Sonoma e alle funzionalità e ai nuovi aggiornamenti di macOS Sonoma, vi posso parlare di questo, di salvaschermo. Sì, che c'è qualche miglioramento, ovviamente, come detto, nuovi screensaver a temi paesaggio come terra, subacqueo o paesaggio urbano e così via. E poi un'altra novità interessante per gli appassionati del gaming è la modalità gioco o game mode. La modalità game mode, in poche parole, permette di dare una migliore ottimizzazione dell'utente quando tu giochi a specifici giochi su Mac, infatti in Meta, ovviamente, con logiche complesse, con gestione computazionali, grafici e così via, che devono gestire GPU, CPU e tante operazioni, ovviamente grazie all'Apple Silicon già fa tanto, ma ora grazie alla modalità Game Mode, sfruttando il chip di Apple, quindi Apple Silicon, l'ARM, permette di dare tutto meglio con un miglioramento, diciamo, dell'utente quando deve giocare. Ora è un po' più fluido il processo di gioco. Evitare più possibili lag, miglioramenti nel frame rate quando l'utente va a giocare e tante altre cose
piattaformi, principalmente se non le ottimizzazioni di gioco, per rendere tutto più fluido, un po' più naturale e meno laggante possibile. E oltre a queste novità ce ne sono tante altre, ma principalmente le più importanti sono queste. Miglioramenti ci sono anche nei flussi di lavoro ibridi, quindi da remoto, più pro ibridi e da remoto, quindi miglioramenti nella condivisione dello schermo da evitare tutto meno laggante possibile e renderlo più adattivo e, come detto, meno laggante per rendere tutto. Miglioramenti anche nell'accessibilità e, un po' come già su iOS e iPadOS 17, miglioramenti nella gestione e nella compilazione di documenti PDF, quindi grazie all'autofill, di conseguenza grazie al machine learning, lui sa già predire qual è il campo che deve essere compilato e lui te lo suggerisce. Vuoi compilarlo, per esempio, tuo nome, cognome, email e così via, e tu li vai a compilare, ma lui già riesce a capire che è il giusto campo. Migliorato in quello, sempre come la PDF, interazioni con note, il nuovo comando Hey Siri invece di Siri, e poi tante altre cose come messaggi, promemoria e così via. Queste sono alcune delle buone novità interessanti riguardante il macOS Sonoma. Sono tutte principalmente, ma sono le più importanti che ti ho parlato in questo video. Spero che questo video ti sia piaciuto, ricordati di mettere un bel pollicione in su, di commentare in basso e di iscriverti al canale per non perderti mai nessuna novità riguardante al mondo tech e il mondo dello sviluppo software. Ciao!